Allora ragazzi, è stata una stagione straordinaria, siete rimasti imbattuti, le sensazioni? Beh, le sensazioni, è stata l'ultima partita, una grande festa, abbiamo tenuto tutto il campionato con i ragazzi giovani, si sono impegnati, sono cresciuti tutti quanti, un bel campionato. Ecco, da capitano sarei anche in azzurro con la nazionale di beach handball, per te un'annata con la I maiuscola, dai. Sì, per il momento sì, è una bella cosa, sono contentissimo, un onore. Ora spero di dare il meglio, io andrò là per fare di meglio e poi vediamo, un passo alla volta e vediamo dove si può arrivare. Ecco Lino, adesso inizia la stagione sul beach handball, avete chiuso la grande l'indoor, tu sei capocannoniere, quindi hai una dedica? Sì, diciamo che la dedica prima di tutto va a una persona molto cara, per me è mancato un anno e mezzo fa, che è Giuseppe Silva, e dopo quello va il vincitore, i miei compagni, e senza di loro a questo punto non sono arrivati. Siamo partiti che eravamo un gruppo giovane, diciamo che durante l'anno abbiamo perso qualcuno per infortunio, però diciamo che si vedono i denti tra sacrifici, lavora, si viene a scuola, quindi diciamo, abbiamo preso un bel campionato, imbattuti e speriamo alla prossima di fare del meglio. Posso chiedere quanto c'è di Pippo Malatino di questo miracolo? Beh, sicuramente tanto, tanto, tantissimo, perché se non partiva tutto da lui, un movimento del genere dai più piccoli ai più grandi non succedeva, fino ad arrivare a grandi traguardi come la 2, campionati nazionali, finali nazionali per i giovanili. Quindi tutto è partito sicuramente da lui, e poi c'è una bellissima presidente che ha seguito questo progetto e tutto uno staff fantastico.